Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno, grazie della visita. Grazie, è stata molto gradita. Sono io che ricevo oggi, non voi. È la prima volta che esco da Roma, quando la pandemia si è un po' cominciata ad attenuare, e quello che si percepisce è un sollievo, un entusiasmo, una voglia di non solo ricominciare, ma sprigionare le proprie energie produttive, imprenditoriali, la propria visione del mondo, che veramente dà conforto. Ma c'è poi un passo su cui, più recente, su cui vorrei attirare la vostra attenzione. È il decreto legge sulle semplificazioni approvato la settimana scorsa in Consiglio dei Ministri. Io mi auguro che rappresenti un cambio di passo essenziale per l'Italia. È vasto, è molto complesso, riduce le incertezze e i tempi delle burocrazie, semplifica il lavoro dell'imprenditore, semplifica la vita del cittadino, ma senza indebolire i presidi di tutela dell'ambiente, del lavoro e soprattutto della legalità. Gli investimenti e le riforme del nostro piano non impegnano solo il governo nazionale, coinvolgono tutti i livelli di governo territoriale, ogni energia produttiva del paese. Oggi però godiamoci il presente, siamo in un luogo di lavoro, di produzione, di successo. È da qui che vogliamo ripartire per entrare insieme in questa stagione di ripresa e renderla duratura e sostenibile. Perciò serve un'Italia unita nel desiderio di tornare a crescere e a credere nel futuro. Grazie.